Grazie, ringraziamo per il contributo Silvio Greco, anche per i riferimenti che faceva, insomma, un po' sui temi ambientali che sono la vera urgenza con la quale ci dobbiamo misurare. Io ora darei la parola a Catiuscia Eiro, responsabile energia Lega Ambiente, e si prepara per il successivo intervento Giuseppe Onufrio, direttore Greenpeace Italia. Catiuscia, la parola a te. Eccoci, intanto buongiorno, vi ringrazio per questo invito e parlare, come dire, di questi temi anche con una prospettiva ogni tanto diversa, no? Rispetto a quello che sta accadendo nel panorama nazionale, come dire, tra quello che accade nel panorama nazionale e quello che potrebbe accadere in Civitavecchia è sempre importante, stimolante e anche molto utile. Proprio per anche ragionare, no, dei temi e delle domande che si sono poste anche nella prima sessione, no? Come raggiungiamo la giusta transizione energetica green, quindi senza far ricorso a false soluzioni o a strategie energetiche che in questo momento stanno prevedendo tutto il contrario di tutto rispetto a quella che deve essere una giusta transizione energetica sostenibile e come coniugare tutto questo rispetto a un tema decisamente importante e fondamentale come quello dei posti di lavoro. Allora, quello che i progetti, le opportunità di cui si è parlato oggi a Civitavecchia e di cui si discute anche in altri siti sono importanti, fondamentali, perché danno, come dire, un'idea chiara di quelle che sono le opportunità che oggi esistono, no? Veniva detto chiaramente prima, noi non stiamo parlando di doverci inventare qualcosa per riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi climatici, gli obiettivi ambientali, l'aumento dei posti di lavoro, una migliore qualità di vita di famiglia, maggiori opportunità per le imprese, riduzioni dei costi in bolletta per le imprese e per le famiglie. Non ci dobbiamo inventare nulla. In realtà abbiamo tutte le conoscenze e le competenze per poter avviare questo paese verso uno sviluppo diverso, senza dover necessariamente, anzi senza non necessariamente, senza dover far ricorso non ai 3-4 giga di gas previsti dal vecchio PNIEC che va aggiornato e che coinvolge Civitavecchia così come le altre centrali a carbone tra Monfalcone, Brindisi, eccetera, ma addirittura oggi siamo, no, nell'ordine dei 20 giga di centrali a gas tra le riconversioni, gli ampliamenti, le nuove realizzazioni. Quindi in un panorama energetico nazionale che poi a questo si aggiungo c'è anche, no, tutto il ragionamento che si sta aprendo sul nucleare, siamo in un panorama energetico davvero decisamente deprimente. E la domanda che noi ci dobbiamo fare e che dobbiamo porre anche alla politica è, no, quale idea di futuro energetico e di paese vogliamo al 2050? Perché se oggi continuiamo a ragionare di gas e di nucleare come le uniche strategie possibili, non veritiere, tra l'altro, per ridurre i costi in bolletta, per affrontare la transizione energetica, è evidente che andremo in una direzione di paese in cui tutte quelle che sono le opportunità di cui si è parlato oggi, di riconversione energetica, di aiuto, sostegno e valorizzazione dei territori, di coinvolgimento delle infrastrutture che ruotano poi, che ci sono nei territori e che ruotano intorno alle possibili centrali, come ad esempio il porto di Civitavecchia, ma ce ne sono altri di porti in discussione, ci sono centri logistici. C'è un mondo che ruota intorno a questo, allora è evidente che, come dire, non faremo saltare tutte queste opportunità e anche tutte le opportunità che, in termini di nuovi posti di lavoro, in termini di formazione, in termini di innovazione e quelle che sono le ricadute, secondo me, poi in qualche modo anche in quei territori che oggi non sono direttamente coinvolti dalla realizzazione delle centrali a gas, perché poi determinare una politica energetica in cui queste due fonti sono e diventano l'asse per il perno di tutto vuol dire togliere le opportunità anche di andare a realizzare quei famosi 9 giga di fonti rinnovabili che dobbiamo realizzare da qui al 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici, perché vuol dire togliere risorse, vuol dire non averne necessità. In qualche modo, no? Arriva il nucleare, arrivano 20 giga di gas, e
Non abbiamo certamente bisogno di andare a realizzare impianti eolici offshore o onshore, piuttosto che altre tecnologie, accumuli, valorizzare i pompaggi. C'è un mondo, insomma, sulla quale che è necessario portare alla ribalta, proprio per, come dire, fare in modo che quella che è la volontà che arriva dal basso, che arriva dalle piazze, arriva dai comitati che da anni lottano contro le riconversioni, contro il carbone, ed arriva una richiesta davvero di futuro diverso, lungimirante, intelligente, coraggioso, prima si diceva, no? Per cui dobbiamo trovare assolutamente il modo con il quale Civitavecchia può rappresentare, come dire, una best practice, una strada da seguire, ma fare in modo che questa strada venga in qualche modo proposta, suggerita, spinta con forza anche in tutte le altre situazioni, che, ripeto, non necessariamente riguardano strettamente le riconversioni di una centrale a carbone o una centrale a gas, comprese tutte le opere di infrastrutture. Noi soltanto tra capacity market e realizzazione di metanodotti avevamo stimato investimenti da qui al 2030 di oltre 30 miliardi di euro. Qui la metà ovviamente arriva dal capacity market, che è quello, l'unico strumento che oggi rende decisamente, come dire, sostenibile economicamente le centrali a gas, con tutti i limiti anche ambientali che poi conosciamo benissimo e che poi sono stati messi anche in qualche modo in evidenza dai limiti che ci sarebbero rispetto alla tassonomia nel considerare molte delle nostre centrali più sostenibili di altre. Quindi c'è un mondo, no? È un'opportunità di mondi che assolutamente vanno spinti. Civitavecchia, le opportunità che si stanno discutendo a Civitavecchia, poi io sono una di quelle persone che pensa che non si debba mai fare una guerra tra le tecnologie, perché per arrivare a quel 2050 con il 100% di energia netta di emissioni zero, dobbiamo lavorare sul mix di tutte le tecnologie, valorizzandole nei territori dove queste sono possibili. E quello che abbiamo imparato in questo paese è che noi possiamo fare tutti gli impianti fatti bene. Dall'eolico onshore, offshore lo vedremo, dall'onshore, dal biometano, dagli impianti fotovoltaici sui tetti, lavoreremo e bisognerà lavorare anche sull'integrazione con l'agricoltura. Bisognerà fare tante cose, ma alla base ci devono essere però regole certe, trasparenti per i cittadini e per le imprese. Regole idonee per l'integrazione di 9 giga di impianti da fonti rinnovabili nei territori, perché con le regole attuali, con i tempi attuali, noi non andremo da nessuna parte e, come dire, poi daremo anche adito a giustificare la necessità delle centrali a gas, cosa che non ci possiamo assolutamente permettere. Per cui, se a fianco a una grande lotta, una grande mobilitazione contro le fossili e contro il gas, deve essere associata necessariamente una grande mobilitazione invece a favore di accumuli, di pompaggi, di fonti rinnovabili e di sviluppo e ampliamento della rete, perché senza queste infrastrutture, senza queste tecnologie, non saremo in grado neanche di poter dire tecnicamente, ragionevolmente no alle centrali a gas. E qui chiudo, vi saluto ancora e vi ringrazio per questa occasione e questo appuntamento.